Ciao ragazzi, io sono Gianni e benvenuti al GG Garage. Oggi vi parlerò dell'avviatura impulsi DeWalt, nello specifico il DCF 887, motore brushless da 220 Nm massimo di coppia, tre livelli di velocità. Questi tre livelli di velocità poi li andremo a vedere nello specifico, ma uno è per un'avviatura dolce, morbida, senza l'inserimento degli impulsi, una seconda velocità intermedia dove l'intervento degli impulsi è limitato, ma agevola l'avvitatura di viti 50 mm, e la terza velocità dove rilascia la sua massima potenza. Gli impulsi intervengono immediatamente e ci aiuta ad avvitare viti di una certa importanza. Qui con me vedete anche il Parkside. Il Parkside perché? Perché sarà oggetto di un piccolissimo confronto di avvitatura tra il DeWalt e il Parkside, ma ricordo che non è un confronto, un test comparativo. Perché? Perché sono due oggetti di fascia completamente diversa. Qui parliamo di fascia hobbistica. E qui iniziamo a parlare di fascia professionale. Differenze già è che sono 180 Nm massimo di forza, senza alcuna velocità, motore a spazzole classico, prezzo di acquisto 59 € completo di batteria da 2 A. Mentre qui parliamo di un avvitatore con caratteristiche che già vi ho detto prima, ma acquistare solo il corpo stiamo attorno ai 90 €. Se invece vogliamo comprarlo anche con batterie e caricabatterie, il costo arriva alle stelle. Perché? Perché il pacco batterie è un pacco batterie scelto ed è quello che, vi ricordo, fa sempre molta differenza sul prezzo finale dell'oggetto. Poi qui vedete l'avvitatore. Sì, l'avvitatore perché? Perché in questo video voglio anche capire bene se effettivamente l'acquisto di un avvitatore di impulsi ci possa servire oppure no. O è meglio spendere dei soldini in più su un buon avvitatore e cercare di fare tutto il possibile sempre con un oggetto. Quindi il video sarà improntato sulle caratteristiche dell'avvitatore impulsi DeWalt, ma incroceremo dei dati e faremo delle prove anche con il Parkside e l'avvitatore stesso, dove poi nei commenti mi direte se volete un reaction test solo ed esclusivo sul trapano avvitatore DeWalt. Mentre i test e recensioni del Parkside vi lascio il link sopra in descrizione per andarlo a vedere, perché tutti i vari test li ho fatti già in precedenza. Quindi, vi ripeto, sarà solamente un incrocio di prove, ma non una vera e propria comparazione, perché comparare questi due oggetti non so fino a che punto, anche perché le loro caratteristiche sono differenti e anche i prezzi. Ma detto questo, ragazzi, sigla e andiamo a provarli sul campo. In questo kit che ho preso nello specifico, ho approfittato anche a comprare delle punte in HSS. In HSS, che vuol dire che praticamente posso forare materiale ferruso. Quindi con sempre il codolo esagonale dove va inserito nell'avvitatore impulsi, possiamo andare ad affrontare questo tipo di furi. Ma adesso parliamo un po' delle sue caratteristiche e vediamo come si comporta nella fase di avvitatura. Come caratteristiche, beh, l'ho accennato prima, 220 Nm di coppia, motore brushless, quindi senza spazzole, senza manutenzione e con un 30% in più della durata della batteria.
Il mio nello specifico ha una batteria da 5 ampere, quasi il massimo che si possa trovare per questa categoria. Poi ha un selettore da tre velocità, prima velocità, seconda e terza, che andremo a vedere nei suoi vari comportamenti. Innesto rapido. Innesto rapido, che cosa vuol dire per innesto rapido? Innesto rapido praticamente è questo. Senza fare alcuna azione, ho inserito l'inserto ed è già bloccato. Non bisogna fare doppio movimento, come per esempio andremo a vedere nel caso Parkside, per infilarlo, ma questo movimento bisogna farlo solo per sfilarlo, in questo modo qua. Io vado in avanti e l'inserto si sfila, mentre nel Parkside questa cosa non avviene. Devo io andare ad azionare la baionetta con questo movimento qua e poter infilare l'inserto. Stessa cosa per toglierlo. In più è dotato di tre LED per far sì che il nostro punto di avvitatura o di foratura venga illuminato al massimo. Come potete vedere, è una luce abbastanza forte. Solo il corpo macchina stiamo sui 980 grammi di peso, molto piccolo. Sta in una mano e in più lo trovo molto molto maneggevole nei lavori, perché ormai è più di un mese che ce l'ho e lo uso, quindi ho voluto aspettare per fare questo tipo di video, questo tipo di test, anche perché volevo provarlo e testarlo nei migliori dei modi. Ma adesso andiamo a vedere come si comporta nelle varie fasi di avvitatura. Impostando qui su velocità 1, come potete vedere, vado a inserire questa vite da 2 nel legno. Vediamo come si comporta. Massimo è arrivato a pari del legno, è già rallentato senza inserire alcun impulso. Andiamo su viti da 4x30. Come vedete, la testa è rimasta leggermente fuori, sempre con la prima velocità. 4x40, sempre la prima velocità. Testa fuori, ma l'ha avvitata tutta. Cinque per 60. Ecco, vedete, è andato proprio qualche impulso alla fine, ma comunque si è fermato. 5 per 80. E niente, si è fermato. Questo per farvi capire la bontà della prima velocità. Quindi è abbastanza modulare come avvitatore impulsi. E questa della prima velocità ci permette di avvitare queste piccole viti in maniera totalmente tranquilla. Inseriamo la seconda velocità per vedere. Vedete? L'inserimento degli impulsi è quasi tempestivo. Quindi affonda con molta facilità. Riproviamo una 5 per 80 con la terza velocità. Come avete visto, con la terza velocità molto più veloce e affonda in maniera molto aggressiva, arrivando anche oltre il livello del legno. Adesso facciamo, iniziamo a fare questo tipo di avvitatura cambiando il tipo di inserto.
certo tu. Ed è perfetto. Poi andremo a vedere con quest'altra vite. Quindi siamo a parlare di circa, per l'esattezza, di, vi dico subito, 24 centimetri, velocità sempre 3, è andato dentro in maniera molto molto tranquilla. Adesso proviamo questa da 34 centimetri, cambiamo inserto, mettiamo un T40. E andiamo giù. E niente, si è dovuto arrendere. Non ce la fa. Niente. Niente, zero. Adesso andiamo a fare la prova col Parkside. Ricordo che questa la sto usando con la batteria da 4 A, che non è in dotazione all'avvitatore, perché l'avvitatore esce con una batteria da 2 A. Tra 2 A e 4 A non cambia la potenza, ma la durata di utilizzo dell'avvitatore stesso. Però, diciamo, nel momento in cui noi chiediamo il massimo spunto, la massima forza all'avvitatore, il motore che si trova nel picco massimo di assorbimento, la 4 A riesce a dare più corrente della 2 A, quindi avremo meno probabilità che possa andare in blocco. Detto questo, andiamo a provare con le nostre viti. Ovviamente useremo degli inserti impact adatti a questo tipo di avvitatore della Bosch che ho comprato poco tempo fa, che sono adatti al nostro scopo. E iniziamo con una prima vite da 12 centimetri. Ovviamente batteria completamente carica, facciamo un po' di fatica prima perché sono senza prefuro, eh. La prima è andata. La seconda da 21 centimetri.
anche questa. La terza andiamo a cambiare il tipo di inserto. Andiamo a montare un T30 qui, iniziamo a parlare di un tiro a fondo da 24 cm, sempre senza prefuro. Ok, ci siamo, il motore inizia a scaldarsi leggermente, cambiamo ancora inserto per andare a mettere un T40, vediamo come se la cava con il tirafondo da 34 centimetri. Ragazzi, non voglio insistere più di tanto perché si è riscaldato e poi non va. Notate la batteria, cioè abbiamo, questa è la quarta vite che dobbiamo inserire, la batteria è andata completamente giù, non so che dirvi. Adesso la proviamo ad avvitare con il DeWalt. Ovviamente il DeWalt lo mettiamo a velocità 3, vediamo che cosa succede. Ragazzi, nemmeno il DeWalt va. Ovviamente qui non si avverte nessuna. Riproviamo fare dall'inizio il foro, la tiratura. Il corpo battente è molto caldo, ma il motore no, è andato un po' più giù, ma prendendolo dall'inizio come
due tacchette di batteria. Vediamo se lo riprendiamo. Qui è bello caldo, ma per curiosità proviamo questo qui da 40, ma ho dubbi. Niente, quindi diciamo che il DeWalt, a differenza del Parkside, è andato un po' più giù. Questa l'ha avvitata, ma ci siamo dovuti fermare. Adesso con la stessa batteria voglio fare una prova con l'avvitatore per vedere se effettivamente stessa batteria. Velocità 1, modalità foratura, cioè senza frizione. Proviamo a vedere un po'. È andato in protezione. E niente. Però un po' giù l'ho buttato, eh. Ragazzi, ha una forza di torsione sta avvitatore da paura. Quindi proviamo a... Accidenti, ragazzi. Proviamo a disinizializzare, no? Niente, anche lui comunque arriva a una certa forza e si ferma. Ma da notare che questa l'ha avvitata tutta, quindi che forse un buon avvitatore è la migliore soluzione per tutto, per forare e per avvitare, anche perché i risultati sono questi. Togliamo questa. Comunque, sono sempre viti molto molto impegnative. Togliamo. Adesso facciamo una prova veloce con l'avvitatore. È andato.
proviamo questa qui da 35, sempre con l'avvitatore. È andata tutta di un fiato. Riproviamo questa sempre con l'avvitatore. E niente, questa è arrivata per metà, poi va in protezione e ci sta la batteria, un attacco, mi ricordo, batteria da 5 A. Bene, dopo questa fase tra Parkside, avvitatore in polsi DeWalt e avvitatore DeWalt, continuiamo il nostro test a fare prima il foro sul legno e poi andremo a fare il foro sull'acciaio. Notate, inserita la punta, velocità sempre 3 e vediamo come si comporta. Decisamente fora che è una bellezza, quindi ci siamo. Proviamo a forare, minchia come scotta. Proviamo a fare un foro anche con Parkside. Vediamo come si comporta. Sì. Diciamo che in maniera più lenta, ma affonda anche il Parkside. Bene ragazzi, in questo recent test, grosso modo, diciamo piccolo recent test, ma abbiamo affrontato le cose basilari per una avvitatura di impulsi. Abbiamo visto che l'avvitatore impulsi della DeWalt vale quei soldi che costa, però per noi hobbisti
Forse va bene anche un tipo di avvitatore come quello della Parkside. Anche se solo il corpo macchina, ripeto, un centinaio di euro si compra, volendo comprare anche la batteria di concorrenza, quindi lo possiamo usare. Però dei test che abbiamo visto dalla comparazione dell'avvitatura delle varie viti, abbiamo notato che sì, questo si ferma prima, sì, questo non ha le tre velocità per essere modulare, a differenza di questo, però questo che cosa ha fatto? Ci ha avvitato quella vite da 34 centimetri, 4-5 centimetri in più, quindi non, per quei 4-5 centimetri in più non credo che una bista faccia tutto questo tipo di avvitato, quindi lo consiglio a metà. Questo va più che bene, però che cosa abbiamo riscontrato in questo video? Che vogliamo fare dei fori nel legno con le punte appropriate le si fanno, vogliamo fare dei fori nell'acciaio con le punte adatte, con questo lo si fa, ma lo si fa anche con questo ovviamente. Però quando siamo andati ad avvitare quella vite da 34 cm che non voleva affondare più di tanto con gli avvitatori impulsi, con un buon avvitatore, nello specifico questo DeWalt che è il modello DCD 796, motore brushless 70 Nm di coppia nella fase massima torcente in prima marcia, ha avvitato quella vite come fosse il burro e anche quella da 40 ha iniziato ad avvitare oltre i due avvitatori. Quindi a questo punto quello che io mi chiedo, ma realmente ci può servire un attrezzo di questo, un avvitatore impulsi? Beh, nello specifico per noi hobbisti, forse no, perché per quanto possa essere modulare, per quanto possa essere anche leggero, ma un buon avvitatore, oddio, nel mio caso io uso questo qua che è anche la percussione, quindi è un po' più pesante, però per chi non serve la percussione, ci sono delle punte della Bosch multimateriale che forano anche un po' il cemento o il mattone forato, senza percussione, quindi un avvitatore di questo ne va della leggerezza, dell'inquinamento sonoro. Perché inquinamento sonoro? Perché comunque questi sono più rumorosi di un classico avvitatore. A questo punto io, da hobbista della domenica, preferisco acquistare un buon avvitatore che un avvitatore a impulsi, dal momento che la nostra tipo di avvitatura quotidiana credo che non vada oltre delle 5x80, delle 6x80 come viti, quindi andremo oltre lo standard quotidiano di un hobbista. Questo tipo di avvitatore, francamente, non ci serve. Quindi, questo è il mio consiglio. Lasciatemi un vostro parere sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto, un like è sempre gradito. Iscrivetevi al canale per altri recent test, altri progetti che dovrò andare a costruire perché sono in via di definizione. Quindi iscrivetevi anche sul nostro gruppo Facebook Il Confronto e inoltre sui vari gruppi social dove io sono presente. Un saluto da Gianni e dal Gigi Garage. Ciao ragazzi, a presto!